sulle urgenze e mai su questioni di più ampio respiro. Non parliamo mai dell'ideale di ciò a cui bisognerebbe tendere, che in realtà dovrebbe essere sempre ben chiaro. Viviamo e siamo nella società dell'omologazione del pensiero, per cui l'utilizzo di parole rivoluzionarie, di parole guerriere per l'appunto, possono e devono essere una guida per la costruzione del pensiero politico. Questo ciclo di incontri ci dà l'occasione per riflettere, dicevo, e come Movimento 5 Stelle credo ci dia anche l'occasione per continuare a mantenere quello slancio filosofico e quella visione anche utopistica che ci ha portato all'interno delle istituzioni. Beppe Grillo diceva che le parole sono armi potenti e quelle che sentiremo stasera lo saranno senz'altro. Io lascio la parola a Dario che ci presenterà i nostri ospiti e modererà la serata. Grazie. Grazie Emiliano, grazie all'equipe di Milano, ad Alba, che ha dato questo compito di guidare un po' questa serata. Io innanzitutto dico due parole su quella che è l'importanza di serate di questo tipo, di eventi di questo tipo. L'argomento di oggi è l'età dei cittadini, che è una citazione di Gioacchino da Fiore. Su questo poi approfondiranno i nostri ospiti e relatori. Invece, come dicevo, io ci tenevo a dire che io prima ancora di vedere il primo incontro di questo ciclo di Parole Guerriere sono corso da Dalila a ringraziarla, veramente emozionato, perché penso che qui in mezzo ci sono tanti attivisti, tante persone che hanno sudato, che hanno preso freddo nei banchetti, che hanno speso tempo con le raccolte firme, tolto tempo alla loro vita privata, e per fare tutto questo c'è bisogno della benzina. E la benzina in un contesto collettivo, in un movimento come il nostro, te lo dà l'identità, che non è solamente una cosa così introspettiva, ma è anche uno strumento fortissimo operativo, perché quando hai l'identità hai la forza, hai la motivazione, hai la compattezza. E l'identità per noi è fare questo tipo di discorsi, è domandarci dove vogliamo andare, in senso alto, perché il movimento è nato così, le parole guerriere sono queste. Noi siamo tutti un po' così chiusi in una barca che va dritta, dritta, noi remiamo, molti di noi magari incatenati, remiamo, non solo abbiamo il problema delle catene, ma questa barca sta andando dritta contro un muro, si sta andando a schiantare. E allora, se è vero che noi dobbiamo avere la forza di declinare le nostre idee nelle cose pratiche, è altrettanto vero che noi siamo nati perché qualcuno di noi si è svegliato. Questa cosa mi commuove tutte le volte che sento Parole Guerriere, quando Beppe dice ci siamo accorti che eravamo tanti, abbiamo aperto gli occhi e a un certo punto ci siamo accorti che non eravamo soli e abbiamo capito che non solo dobbiamo rompere le catene, ma dobbiamo andare di sopra sul ponte e dare una bella botta al timone, perché altrimenti andiamo a sbattere contro. Ecco, quindi il senso di queste serate è questo, è ragionare sul senso alto, è ragionare sul tradurre in azione politica quello che è un cambiamento epocale di cui, sentendo anche gli interventi passati di Marco Guzzi, i più grandi pensatori attuali di qualsiasi tipo ritengono che ci sia, qualcuno lo deve declinare in azione politica. E così si fa. Io chiudo qui questa sorta di piccola introduzione e adesso vi presento chi interverrà dopo di me, poi passerò la parola. Poi ci sarà una fase invece di dibattito e dopo gli interventi diremo magari due, chiamiamole così, regoline per gestire al meglio poi la situazione in base anche al numero di interventi. Allora, io parto da chi è seduto vicino a me. Il portavoce alla Camera, Paola Carinelli. Conosciamo bene qua a Milano, io siamo in streaming così, quindi una presentazione la facciamo, vorrei ricordarla per una cosa legata al territorio, per una cosa legata all'inizio del, come dire, allo spirito del movimento, che è l'azione sui 573 alberi, che è di tutta Milano, però io l'ho collegata a lei e piuttosto che parlarvi di atti, di burocrazia, di Parlamento, preferisco parlarvi di questo. Allo stesso modo, portavoce sempre alla Camera, Vincenzo Caso. Anche lui, se lo devo ricordare, ha fatto tantissime cose, ovviamente lavora veramente pancia a terra tutti i giorni, ma a me piace ricordarmelo per quando è andato durante la discussione della stabilità e ha ripreso il lobbista appena fuori della...
complimenti, sempre un ricordo e un applauso. Poi parto da Dalila, e Dalila Nesci, porta la voce alla Camera Nazionale. Basterebbe il fatto di aver dato propulsione a questa cosa e mi potrei fermare qui, però voglio ricordare anche un'altra cosa, l'azione e l'iniziativa che ha portato avanti sui seggi trasparenti. Quella lì secondo me è anche una cosa simbolica importante per il movimento. Poi passo al professor Marco Guzzi. Poeta, filosofo, docente di filosofia. Io ho ascoltato attentamente i suoi interventi passati e mi hanno veramente, veramente ispirato, veramente dato una chiave di lettura importante per mettere in ordine quelle che già erano delle idee che avevo dentro. Però è stato veramente d'impatto e lo ringrazio per essere qui. Poi infine vi salutiamo tutti assieme, Roberto. Ringraziamo anche lui, portavoce alla Camera, anche qui molto, molto ovvio dire, ovvio nel senso che lo sappiamo bene tutti, presidente della Commissione di Vigilanza RAI, e lo voglio anche lui così presentare parlando di quello che è la sua connessione stretta e il lavoro infinito che ha fatto sui territori per il movimento, il punto di riferimento e il lavoro su quello che siamo noi, che siamo movimento e ci muoviamo prima nei meetup, comunque nei gruppi locali, e anche lui voglio presentarlo con questo, tanto con atti o provvedimenti. Io a questo punto passo parola a Dalila e vi ringrazio. Buonasera a tutti, grazie davvero al Meetup che ha voluto effettivamente fortemente questo incontro e mi hanno dato manforte, in particolare Dario, visto che eravamo lì a Roma, e in effetti l'idea di proporre questi seminari rivoluzionari alla Camera dei Deputati con tutto quello che significa metaforicamente dentro un palazzo parlare con parole rivoluzionarie e guerriere, la nostra stessa presenza è ovviamente una presenza rivoluzionaria, però questo ciclo di incontri che c'è stato alla Camera, appunto, come vi dicevo, è stato davvero sono stati una serie di dibattiti molto appassionati e anche partecipati in rete, lì sul posto, dentro le sale dove l'abbiamo organizzato. Abbiamo parlato dell'importanza della parola, del linguaggio nel discorso politico, della questione morale nell'epoca della trasparenza, che è la nostra età, appunto, il nostro momento storico, e quindi con la società della trasparenza e le sue derive, e poi infine sul ruolo dell'intellettuale nella dialettica politica. E in effetti è bello che metaforicamente questi seminari siano spostati dal palazzo a appunto un luogo vivo, civico, con altre persone che non frequentano quei palazzi come noi, grazie per la sedia scomoda, perché sennò ci abbiamo troppo agli scranni. E in effetti questi seminari ricordano la necessità che mai termina di alimentare il senso critico, quindi l'essere riflessivi, alimentare un pensiero, perché il primo seminario a cui aveva partecipato tra l'altro Roberto, la necessità di avere un pensiero che poi si declina in azioni, e poi quelle azioni quotidiane cambiano la società, cambiano il mondo. Allora, l'età dei cittadini vuole essere questo, perché in questa epoca, citando una canzone che mi piace molto di Lucio Dalla, Come profondo il mare, dice che il pensiero dà fastidio, e in effetti questa è proprio l'epoca in cui il pensiero sveglio e critico dà fastidio, perché il potere vuole il pensiero unico, l'omologazione, in una società che in realtà è fatta di disuguaglianze economiche, sociali, di silenzi, di omertà, perché no? E dunque era necessario riparlare di queste parole guerriere, di farle tuonare nelle aule, fuori, e soprattutto di ampliare i discorsi, e anche di come l'importanza delle parole oggi in politica sia un po'
si sia indebolita nella sovrabbondanza di notizie, di dichiarazioni. Ormai non si fa più caso a chi ha detto una cosa o andare ad analizzare il perché l'ha detto e in quale contesto. Forse solamente noi del Movimento 5 Stelle, almeno proprio perché investiti da questo flusso continuo di notizie, abbiamo cercato anche di far capire agli altri che era necessario più che mai, proprio perché lo vivevamo sulla nostra pelle, quindi dichiarazioni, informazioni che poi a loro volta vengono declinate, narrate dai media, come sappiamo, a loro uso e consumo. E quindi è un po' diciamo, la necessità di alimentare il senso critico, di anche far vedere attraverso il ragionamento che un'altra società è possibile, un mondo, un orizzonte alternativo è possibile. E noi l'abbiamo dimostrato attraverso le nostre azioni parlamentari, la nostra idea di democrazia partecipata. Siamo a Milano e quindi il pensiero va subito a Gian Roberto Casaleggio, alla creazione di Rousseau, che sta concretizzando questo sogno, questa utopia. La nostra democrazia partecipata in rete e anche dal vivo, nonostante quello che hanno raccontato di noi negli anni. Ed è una democrazia che vuole la condivisione delle scelte, delle regole che ci diamo, e poi il concetto a cui teniamo molto, che è quello sicuramente di solidarietà. Spesso l'abbiamo declinato nello slogan "nessuno deve rimanere indietro", però in realtà è un concetto solidaristico che abbiamo messo dentro tutte le nostre politiche economiche, ambientali, di sanità. Ed è per questo che non ci siamo nemmeno mai fatti incantare dai numeri, oppure dal fatto che oggi, se non ragioniamo sempre e a prescindere in termini economici, non possiamo poi parlare di vita quotidiana, di diritti. Tutto viene sempre, in qualche modo deve essere preordinato ad uno studio economico, che per carità c'è, abbiamo imparato anche ad essere precisissimi con le coperture economiche. Però io voglio fare l'esempio del DEF. In questi giorni parliamo in Parlamento di documento di economia e finanza, che è questo provvedimento che diciamo stabilisce un po' le direttive di quello che sarà poi la legge di stabilità, la legge finanziaria. Bene, io penso che senza essere smentita, pochi vi racconteranno cosa c'è davvero dietro quei numeri, perché noi dietro i numeri vediamo un po' i drammi e le carenze poi che porteranno nel nostro paese. Allora vi voglio citare la pagina 35 della nota di aggiornamento del DEF, che dice: le nuove previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente confermano quindi l'andamento complessivo di miglioramento del saldo di indebitamento netto, che passa dal 2,1% del PIL nel 2017 all'1,0% nel 2018 e allo 0,3% nel 2019, per attestarsi sostanzialmente sul pareggio nel 2020. Ora, a meno che non abbiate proprio degli studi, avete proprio una formazione specifica, per il cittadino medio questo è cinese, o comunque non si comprende effettivamente qual è il contenuto. Il contenuto per noi è molto chiaro: è una sentenza di morte del welfare, perché dietro questi numeretti ci sono tagli alla sanità, tagli alla scuola, tagli ai tribunali. E questa è quindi una, già il fatto di aver avuto la possibilità, stando dentro l'istituzione, di essere questo strumento che rende più conoscibili le cose, io penso che questa è una modalità di interagire, di essere in politica, che fa la differenza. Ovviamente, prima, per quale motivo, oltre ai numeri, dobbiamo parlare di parole guerriere? Ne dobbiamo parlare perché dobbiamo cambiare il corso della storia. Però non la dobbiamo cambiare da megalomani, pensando che sotto di noi passa la storia, o la storia in senso apocalittico, o comunque che nell'istante in cui noi stiamo vivendo c'è un'apocalisse finale. No, l'apocalisse è continua, casomai. La rivelazione deve essere continua, ed è proprio
per questo che noi diciamo sempre facciamo la nostra parte, diamo il nostro singolo contributo verso un'utopia che è l'età dei cittadini. L'età dei cittadini è l'età appunto dell'incontro, l'età in cui il momento storico in cui necessariamente le energie buone e intelligenti di questo paese si devono unire per trovare soluzioni che possano davvero consolidare, ma in realtà difendere quei diritti che sono stati picconati e smantellati dall'inserimento del pareggio di bilancio dentro la Costituzione, come sapete. Ed è per questo che mi piace sempre citare un mio concittadino calabrese del XII secolo, l'abate Gioacchino da Fiore, che ha detto cose profetiche che poi Beppe Grillo ha anche rilanciato con il suo linguaggio forte, chiaro, carismatico. Ed è questo: l'età dei cittadini è la speranza della possibilità e lo sforzo di contribuire ad attuare in politica la profezia di Gioacchino. Tre sono dunque gli stati del mondo. Il primo è quello in cui siamo vissuti sotto la legge. Il secondo è quello in cui viviamo sotto la grazia. Il terzo, il cui avvento è prossimo, è quello in cui vivremo in uno stato di grazia più perfetta. Dunque, il primo si è svolto sotto il dominio della scienza, il secondo trascorre sotto quello della speranza, il terzo soffrirà nella pienezza dell'intelletto. Il primo è trascorso nella schiavitù, il secondo è caratterizzato da una servitù filiale, il terzo si svolgerà all'insegna della libertà. Il primo periodo è quello degli schiavi, il secondo è quello dei figli, il terzo è quello degli amici. Il primo è il tempo dei vecchi, il secondo dei giovani, il terzo dei fanciulli. Quindi l'utopia verso cui tendiamo è questo terzo periodo, l'essere la comunità, come l'abbiamo raccontata e spiegata in tutti questi anni. L'essere comunità però parte dalla ricerca della verità, una verità che appunto rivela, dice, la trasparenza. Questo è un altro modo in cui noi abbiamo declinato questo concetto di rendere libere le persone attraverso la verità, attraverso in questo caso la trasparenza nella pubblica amministrazione. Ed è per questo che voglio concludere il mio intervento raccontandovi un episodio che unisce Lombardia e Calabria. Voi lo sapete che la Calabria, la regione da cui vengo, è una regione soggiogata dalla criminalità organizzata, da queste pressioni massoniche e mafiose che sono anche state finalmente rivelate da un'inchiesta della DDA di Reggio Calabria, Mamma Santissima. Forse ultimamente avete visto anche una puntata in Rai che approfondiva la questione. E quindi è una regione dove la trasparenza è davvero il primo passo per poi parlare di legalità e di giustizia sociale, perché non c'è legalità senza giustizia sociale e viceversa. E la storia, l'ho accennata anche ai miei colleghi che firmeranno, immagino, anche l'interrogazione parlamentare che ci sta dietro, è che moltissimi anni fa, nel 2007, Calabria e Lombardia si accordarono per fare dei mega nuovi ospedali in Calabria, ed era una mancia data al governatore di turno. Lo Stato ha finanziato quasi mezzo miliardo di euro, perché in quell'anno purtroppo morirono nel giro di pochi mesi tre minori, Monteleone, Ruscio e Scutellà. Morirono per interventi banali, appendicite, sicuramente con responsabilità penali precise, ma anche in una carenza strutturale, strumentale e generale di quegli ospedali. E la Lombardia ha scelto Infrastrutture Lombarde, che è una società in-house della regione, ricevette appunto questo incarico di progettare i mega ospedali. Com'è finita? Che dopo 10 anni, perché sono passati 10 anni, non c'è traccia di quegli ospedali, nonostante c'erano state già avvisaglie da parte dell'antitrust, così come anche noi avevamo sollecitato per capire
che cosa ne è di questi ospedali? Perché nel frattempo ci avete chiuso il resto degli ospedali in giro per la Calabria, avete tagliato, ci avete massacrato, e in più anche la beffa di non di vedere sperperati questi soldi pubblici. La trovata finale della Regione Calabria, proprio di questi giorni, di avantieri, e che ha commissionato, tramite la deliberazione di giunta regionale, ha commissionato all'avvocatura regionale l'avvio di un contenzioso legale contro Infrastrutture Lombarde per la cattiva progettazione, per gli errori nella progettazione, e quindi per rintracciare eventuali corresponsabili. Quello che penso io da calabrese, anche da parlamentare calabrese, è questo, perché tutto il Movimento 5 Stelle in Calabria aveva preteso di conoscere le carte, di conoscere l'iter, e mi ero recata anche personalmente al Dipartimento dei Lavori Pubblici per capire come stavano le cose, pretendendo anche che sia fosse tutta la deputazione calabrese messa a conoscenza dell'iter. Mi hanno ignorato, siamo stati proprio inascoltati, e mi hanno risposto letteralmente: onorevole, è tutto a posto, perché da noi si dice così, non so se sapete, ma quando si vuole dire non vi preoccupate si dice che è tutto a posto. Sta di fatto che, a mio avviso, questa azione ipocrita della dire le vie legali, nel frattempo non aver fatto nulla, forse perché si voglio mettere al riparo da un'inchiesta della procura di Catanzaro, dove, come sapete, c'è il magistrato Nicola Gratteri. Quindi mettiamo in fila le cose e capiamo cosa sta succedendo. Quindi l'interrogazione c'è per chiedere alla Presidenza del Consiglio, che allora nel 2007 dichiarò l'emergenza sanitaria, che fine ha fatto questo mezzo miliardo di euro. E concludo il mio intervento dicendo che, siccome qui è forte, no, la presenza, le spinte autonomiste, o comunque dove si spinge verso l'autonomia per primeggiare rispetto magari ad altre dinamiche o ad altre regioni, dico che l'Italia è una, e dobbiamo fare in modo che veramente facciamo parte di un'unica, forse famiglia, di un corpo. Che qui dimostrano che l'andrangheta e il malaffare non hanno confini, si sono mossi tranquillamente dal nord al sud, che la politica fa affari con la finanza, che l'andrangheta ormai riesce a piazzare le persone che servono per quel che ancora riesce a incidere la politica, perché ormai è veramente complicato riuscire a spostare decisioni comunque che vengono prese dall'alto, da un'elite che sappiamo finanziaria ed economica. Quindi forza, andiamo avanti, parole ed azione guerriere. Sì, solamente perché mi sono dimenticato di dirvi prima che durante gli interventi che seguiranno è possibile fare, se qualcuno poi volesse fare delle domande, raccoglierle tramite Giuseppe e Davide, che prenderanno i vostri nomi, e poi dopo a seguire noi vi chiameremo e potrete fare le domande. Tutto questo, tutto qui, e do la parola a Roberto. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti qui oggi e ringrazio tutti coloro che hanno organizzato, perché secondo me sono momenti importanti dove si può parlare di politica anche in altri termini. Io stasera vorrei provare a cercare a parlare poco del Movimento 5 Stelle, come lavoro che abbiamo fatto in Parlamento, che stiamo facendo, e siccome ci sono i discorsi proprio sulle parole guerriere, vorrei provare a cercare di trasferirvi più la sensazione di questi ormai quasi 5 anni all'interno del Parlamento, la sensazione di entrare la mattina a Montecitorio, la sensazione di presiedere una commissione bicamerale, in questo caso della vigilanza RAI, la sensazione di entrare nelle varie commissioni, di essere in aula, di votare, pensare lì dove sono stati sedute tante persone, tanti politici famosi, a due passi
dal governo, famosi lo intendo come popolarità in tutti i sensi. E, stanno in Parlamento, la cosa che voglio trasferirvi è che già nel primo incontro avevo un po' detto agli altri partecipanti, è che io non me ne vado fuori pieno di certezze dal Parlamento italiano, ma me ne vado fuori pieno di dubbi, ho più dubbi in generale di quando sono entrato. Il Parlamento in generale, a volte, per come si fanno le cose, per come sono le dinamiche, per come un movimento liquido come il nostro, orizzontale come il nostro, cooperativo come il nostro all'interno dei territori, quando entri in Parlamento devi assumere una forma. E quella liquidità che noi avevamo all'esterno, quando ancora eravamo fuori dai palazzi, ha dovuto in qualche modo assumere una forma. E assume la forma di presidenti di commissione, assume la forma di parlamentari della Repubblica, assume la forma delle procedure burocratiche, dei regolamenti che ci sono all'interno del Parlamento. Quindi quella libertà che noi avevamo, e lo vedranno anche i consiglieri regionali, i consiglieri comunali all'esterno, non c'è nello stesso atteggiamento, nello stesso modo che tu hai all'interno, perché esistono i regolamenti, esistono le procedure, esistono le prassi, esistono dei luoghi anche costituiti come se fossero un po' dei simulacri all'interno del quale tu ti muovi e sei all'inizio anche un po' in soggezione, sembra che le parole che dici possono essere fuori posto, sembra che le parole che dici possono sembrare strane, perché entri in un luogo in cui tu non sei abituato a stare, ed entri in un luogo che però ha già le sue regole ed ha le regole da anni, ha già le sue forme da anni, quindi per riuscire ad abbattere anche quelle forme bisogna riuscire a rimanere anche con un piede fuori, totalmente fuori, ed essere in cooperazione, in rete, sempre con tutte le persone che vogliono in questo caso partecipare al progetto del Movimento 5 Stelle o magari ad altri progetti, perché se no ci cadi con tutti e due i piedi dentro, e quando ci cadi con tutti e due i piedi dentro hai la possibilità anche di prenderti troppo sul serio, pensando che tu sei la persona davvero importante, sei tu che muovi una serie di cose, ed inizia il conflitto quindi con anche la gestione dell'io, perché la gestione dell'io è qualcosa di terribile quando ci sono tutte le telecamere, quando si va in televisione, quando sembra che ti sei diventato all'improvviso una persona importante. Allora arrivi qui giù, oggi sono arrivato io, c'erano tot telecamere, il TG1, ti possono vedere 6 milioni di persone. Certo, è importante dare un messaggio, però anche che influenza può avere su di noi una cosa del genere? Allora noi abbiamo dovuto anche scontrarci con la mediaticità dei media e la mediaticità personale che tu davi poi all'esterno del paese. Oggi camminando a me sento che qualcuno dice: ah, quello è Roberto Fico, cioè è sempre camminato, adesso c'è Dalila del... e inizia una percezione, anche una costruzione di te che a volte è differente da quella che davvero tu sei. Dico questo perché è molto importante riuscire a diminuire progressivamente invece di aumentarlo il proprio io, perché l'io ti mette sempre in competizione, l'io ti mette sempre in contrasto e non è facile. Allora ci sono delle cose che secondo me, ma non solo in politica, un po' in tutta la società, vanno dette. Io una volta, qualche anno fa, ho fatto un viaggio in India, sono andato a Mumbai, ex Bombay, e lì ci sono milioni e milioni di persone, i mercati della carne con sotto i topi e sopra i corvi, e non ci sono i frigoriferi, quindi si mettono nel ghiaccio i pezzi di carne e si lavorano in un modo incredibile. Mi ricordo il cielo era plumbeo, un traffico incredibile ovunque, milioni di macchine, le slums, ovvero le baraccopoli al centro della città, con milioni di persone grande come Milano nel centro di Mumbai.
di Mumbai. Allora torni in Italia dopo 30 giorni, aver fatto in giro in una città del mondo, in un paese del mondo che ha 1.200.000.000 di abitanti, vicino alla Cina che ne ha un altro 1.500.000.000 e che insieme formano quasi metà della popolazione mondiale. Allora io mi immagino una persona che vuole fare il sindaco di Mumbai, dice, ma da dove inizia questo io che dice voglio fare la rivoluzione a tutti i costi, io voglio cambiare il mondo, ma cosa cambia? Cioè con molta calma, perché cioè, non ti credere che chissà chi sei, chissà che cosa fai, dove vai? Cioè, tornando da questo viaggio, dopo un poco, non subito l'ho maturato, ho pensato davvero che all'interno di quei milioni di persone tu eri una goccia, niente, il tuo io che magari in Italia con il TG1 che ti intervista poteva essere così, quando vai lì lo relativizzi e sei così. E secondo me è giusto, non per sminuirci, perché noi dobbiamo essere forti tutti come persone, ma per sminuire un po' l'ego, e quando torniamo da un posto del genere dobbiamo capire che noi siamo parte di un meccanismo enorme, parte di un meccanismo mondiale, parte di un meccanismo che possiamo provare a cambiare tutti insieme. E questo meccanismo però ognuno ci può mettere un po' nella vita quotidiana, un po' come tratta le altre persone, un po' magari partecipando, e l'abbiamo cercato di fare, ai meetup quando li abbiamo creati nel 2005, qui a Milano c'è stato il primo meetup con l'esperimento che fece già Roberto Casaleggio, e lì era proprio questo era il senso, e quella era la parola guerriera più forte, cercare di rifare, di riessere di nuovo cittadini che collaboravano tra di loro, ci si sentiva meno soli perché ci si iniziava a riconoscere, ci si incontrava e non c'era il capo, ci si incontrava perché c'era una persona che aveva una competenza, un'altra competenza e voleva dare un po' del suo tempo ad un progetto comune, e si creava un io collettivo che era molto più bello, più dignitoso e più importante di un io personale che doveva essere sopra agli altri. E allora questi valori che abbiamo portato avanti in tutte le riunioni, in tutti i meetup, in tutta Italia, sono i valori che abbiamo cercato di portare all'interno del Parlamento, all'interno della politica italiana. Ed è chiaro che tutti abbiamo avuto la difficoltà di questo luogo, che è un luogo dove io sono molto forti, dove c'è sempre uno che ha ragione. Io vi assicuro che avere ragione, voler avere ragione sempre, è una cosa assolutamente sbagliata. Perché a me piace tantissimo parlare con un interlocutore, sempre predisponendo però che c'è l'onestà intellettuale e la buona fede sul piatto. E poi possiamo arrivare a qualsiasi soluzione, a qualsiasi risultato, anche diverso da quello che pensavo io all'inizio. Tutto questo può sembrare anche a volte una banalità nel raccontarlo, nel dirlo, ma vi assicuro che al centro del dibattito politico, al centro del dibattito parlamentare, si vuole per forza e sempre avere ragione. Quando invece, se abbassassimo un po' tutte le nostre difese, il nostro ego, non sentirci sempre importanti, i migliori, potremmo arrivare ad essere una repubblica parlamentare più matura, dove i parlamentari e le comunità fuori insieme lavorano per raggiungere il risultato migliore per la comunità in cui si vive. Perché l'obiettivo è questo, cercare, non si può cambiare tutto da un giorno all'altro, questo ormai è un dato assodato, non possiamo pensarlo, perché tanto la rivoluzione, quella che noi intendiamo, l'abbiamo visto un po' in tutti i paesi, le rivoluzioni a volte poi portano al punto di partenza, perché hai fatto una rivoluzione talmente grande senza però far maturare niente, che ti riporta al punto di partenza. Allora noi dobbiamo provare a cercare di fare una rivoluzione, ma molto più tranquilla, un po' più lunga, che ci faccia maturare i processi, che ci faccia maturare le conoscenze, perché la rivoluzione può mai partire da qualcun altro che non siamo noi stessi, può essere mai una rivoluzione delegata a qualcun altro, e allora la rivoluzione deve essere delegata ad ognuno di noi, e ad ognuno di noi che poi collabora insieme a tutti gli altri, e significa il cambio dei comportamenti, significa il cambio delle dinamiche anche all'interno della famiglia. È più importante una legge o 500 famiglie che lavorano meglio insieme e si parlano tra di loro per poter portare una visione diversa all'interno della comunità? Ragazzi, le leggi sono importantissime, ma fatta la legge è trovata l'inganno, e l'inganno è sempre la cultura del nostro paese. Le leggi sono importanti, ma non servono, serve riuscire a modificare
piano piano quello che noi siamo. Questo avviene nelle rivoluzioni che non sono solo a livello istituzionale, ma sono a livello culturale, territoriale, a livello di quartiere, a livello di palazzo. A volte è difficile. Noi diciamo wifi per tutti, libero e gratuito. Allora facciamo così, facciamo che c'è un contratto per fare il wifi che costerebbe molto di meno se lo facesse tutto il palazzo e tutti i condomini, perché magari paghi un euro, due euro e riesci ad avere un contratto molto vantaggioso. Andiamo in una riunione di condominio e cerchiamo di proporre e di fare approvare una cosa del genere in modo semplice e tranquillo. Probabilmente non ci riusciamo, e se non ci riusciamo all'interno della nostra riunione di condominio a far passare delle cose di buon senso perché vanno nella direzione di aiutare tutti, non pensate che il condominio poi è diverso dal Parlamento italiano, perché quello che siamo dentro, quello siamo fuori, quello che siamo dentro siamo da un'altra parte. E allora sono questi, per me, quello che io cerco di portare anche all'interno del mio lavoro, all'interno della commissione, all'interno del meetup di Nava, all'interno della mia vita. All'interno della mia vita cerco di portare questo tipo di esperienza. E anche io sono stato molto in crisi in questi anni, delle volte, perché stare all'interno del Parlamento mi sembrava troppo distaccato dalle persone, sono andato troppo in televisione e diventi un personaggio che è distaccato da te stesso, dove tu non vuoi essere. Allora dici ok, televisione poco, ne facciamo solo quando serve perché devi lanciare un messaggio. Ed è stato un percorso articolato, un percorso anche pieno di ostacoli. Però poi, alla fine, io penso che questa esperienza un po' a tutti noi abbia fatto in qualche modo bene e abbia fatto molto bene al Paese, perché oggi abbiamo anche un'altra dinamica, abbiamo un altro pensiero a cui guardare, non sempre il solito, potrebbe finire da un momento all'altro perché non ce la facciamo, ma arriviamo dove possiamo arrivare, perché tanto non dobbiamo noi oggi, in questo presente, in questo movimento, modificare tutto il mondo. Ognuno fa la sua parte e arriva dove può. Poi magari dietro arriveranno degli altri, delle avanguardie. Io penso che noi siamo un'avanguardia, siamo stati un'avanguardia. Vengono superate sempre da altre avanguardie, che sono più forti, più lungimiranti, perché da fuori arriva sempre una forza più forte. E secondo me il nostro proprio punto principale è che dobbiamo creare la strada, la via, proprio il letto di un fiume per far entrare altre avanguardie anche all'interno del nostro paese, altre visioni, altri modi, idee che siano davvero ancora più forti, ancora più grandi. Noi siamo stati degli apripista, spero che andremo avanti e andremo avanti, però dobbiamo riuscire a farlo in un modo che sia sempre pieno di pensiero, pieno di contenuti, che non si lascia, e questo lo dico a tutti, ma a tutto il Parlamento, a tutti i consiglieri regionali, i consiglieri, che non si lascia impantanare da un sistema che di per sé è un pantano. Quindi noi dobbiamo riuscire a cambiare il sistema cambiando noi stessi. È vero, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Cioè, queste sono frasi e sono concetti che sono veri. Gandhi questo l'aveva capito perfettamente. Mi sento anche male a citarlo perché non mi sento degno da nessun punto di vista, però sono quelle le cose verso cui noi dobbiamo andare incontro. E allora a volte ci troveremo una società cambiata senza magari un Parlamento cambiato, perché la società è già cambiata e non servirà a cambiarlo là, perché comunque sarà già cambiato tutto e alla fine cambierà anche lì. Ed è questo che noi e io cerco di portare all'interno della politica e della mia vita. Grazie. Intervento di Roberto, adesso do la parola al professor Marco Rizzi. Beh, intanto grazie di questa bella occasione, grazie anche a Dalila e a Roberto perché mi fanno sentire a casa, idealmente. Direi che sono state dette delle cose che mi aiutano molto nel mio ragionamento. Essenzialmente credo due componenti
inedite dell'idea di rivoluzione. La prima è una rivoluzione progressiva, direi, che ha bisogno di tempo, si sarebbe detto permanente. La rivoluzione è permanente, cioè la rivoluzione è un movimento di trasformazione permanente, si spera in meglio, di una società. E questo è un concetto nuovo, perché noi normalmente negli ultimi 200 anni abbiamo invece concepito la rivoluzione come qualcosa di brusco, di violento, di immediato, no? Festeggiamo i 100 anni della rivoluzione d'ottobre e quindi chiaramente l'immagine che abbiamo, la memoria che abbiamo è di qualche cosa di violento, di drastico. Ecco, noi invece, secondo me, dopo la crisi catastrofica di questo ciclo rivoluzionario, che comunque ha avuto ombre e luci naturalmente, ma comunque certamente finito, dobbiamo, secondo me, elaborare un'idea di rivoluzione. Rivoluzione vuol dire che il cambiamento è radicale, vedremo, lo è, siamo costretti a compiere dei cambiamenti radicali, quindi non dobbiamo perdere la radicalità del cambiamento, quindi in questo senso l'idea di rivoluzione, ma dobbiamo concepirla innanzitutto come un processo lungo, molto graduale, lungo, primo elemento. Secondo elemento, anche questo inedito, questa rivoluzione è antropologica, cioè un cambiamento radicale, misterioso, misterioso perché non sappiamo dove stiamo andando, delle forme della vita come le abbiamo conosciute. Quindi è una rivoluzione anche personale, è qualcosa che mi tocca a me di vivere. Ecco, Fico ha insistito moltissimo su un tema che è, potremmo dire, gli stati dell'io, come sto io? Cioè, se io sono molto difeso, prendo parole che ha usato anche lui, ma che fanno parte della cultura dell'ultimo secolo, specialmente psicoanalitica, per esempio, se io sono molto chiuso, in difesa, ho paura, e siamo tutti un po' chiusi in difesa, perché siamo stati tutti un po' feriti, quindi abbiamo tutti molto paura, e ci siamo costruiti delle difese per affrontare la paura. Gran parte della forma dell'identità che noi viviamo nella vita quotidiana è fatta così. Come stai? Bene. Benissimo. Come va la vita? Tutta la grande. Ecco, siamo un po' maschere, no? Queste difese sono maschere. Allora, la rivoluzione, quella che noi siamo chiamati a vivere e a tradurre anche in termini politici, non potrà più abbandonare il piano interiore, il lavoro quotidiano interiore, la consapevolezza del fatto che mi sto dando troppa importanza, cioè sto diventando un pagliaccio, sto diventando un burattino, cioè sto diventando un funzionario del mondo che vorrei cambiare. Questo è l'ego, l'io vecchio, è l'io che vogliamo rivoluzionare, ma che dobbiamo sapere che ci abita. In questo senso l'umiltà, perché non è che io me ne sono liberato perché ve l'ho detto, non è che io a sto punto sono pulito e candido, no, la consapevolezza di questo dinamismo continuo di difendermi, separarmi, contrappormi e sovrappormi. Questa dinamica è strutturale, fa parte del mistero della condizione dell'uomo sulla Terra, perché siamo su un pianeta Terra che ha delle leggi che non sono tutte carine. Una è questa, che gli esseri umani terrestri hanno paura, si difendono e credono che l'unico modo per sopravvivere sia quello di contrapporsi e di combattere. Quindi la rivoluzione che noi dobbiamo elaborare e dobbiamo tradurre in prassi anche politiche fino all'amministrazione del condominio non dovrà però mai più abbandonare queste due consapevolezze che abbiamo sanguinosamente acquisito nell'ultimo secolo. La rivoluzione è graduale, progressiva, non violenta,
ed è sempre anche interiore, personale, mi coinvolge, i cattivi non sono sempre gli altri, non ho sempre ragione solo io, non c'è bisogno di questo perché non è vero e non porta a nulla. Questi due elementi costituiscono, a mio parere, un contenuto di pensiero molto forte. Queste cose che sono ovvie, io credo che in questo senso la comunità umana è molto più avanti della rappresentazione culturale e politica che oggi ci domina. Cioè, queste cose noi a vari livelli le sappiamo e le soffriamo. Ma la rappresentazione della politica, per esempio, ma anche della cultura, le rimuove completamente. Cioè, tu vedi questi programmi in televisione, sono programmi che da un punto di vista dello sviluppo psichico delle persone sono molto, molto antiquati. Infatti non le vede più nessuno. Tu sei presidente, tu sei membro della commissione di vigilanza, ma voglio dire, ma quanto fa la carta bianca? Sta precipitando negli ascolti, sta sotto il 3, talvolta sotto il 2%, 2% di una percentuale che va decrescendo comunque di quelli che vedono le televisioni, chiamiamole generali. Oggi ognuno si fa il suo palinsesto, i giovani in gran parte non ci vanno proprio in televisione, vanno su YouTube, guardano quello che gli pare, si vedono i film loro. Ecco, quindi questa è la realtà. Allora, il primo punto è, io credo che noi dobbiamo assumerci anche la responsabilità dell'elaborazione di un pensiero articolato, una ricerca di pensiero, perché non è che abbiamo la risposta in tasca, però questo tema deve essere mantenuto all'ordine del giorno. Non si può più fare politica senza essere consapevoli che siamo in una fase di rivoluzione antropologica, poi ne parleremo più brevemente, radicale, e non si può più fare politica senza tenere conto che questa rivoluzione implica la vita personale interiore di ciascuno, ci coinvolge a livelli personali, psicologici, emotivi, affettivi. C'è un disagio psicologico, esistenziale, c'è un disfacimento delle identità, del senso delle cose, nei luoghi di lavoro, anche tra i ricchi. Non è soltanto una questione, è anche ovviamente una questione di disagio economico e sociale, ma non è solo. Nei nostri gruppi vengono persone, precari ragazzi a 300-400 euro al mese e vengono anche professionisti con 5.000 euro al mese, ma sotto la scorza della differenza sociale che esiste, io poi vado a incocciare con un'angoscia esistenziale uguale, identica, e non ha rappresentanza politica, di cui nessuno parla, tutti se le vanno, come dire, a curare, ognuno come può. Dallo yoga, dallo psicanalista, dal prete, dall'esorcista, ognuno va da che gli pare, ma certo ci si va a cercare un aiuto da qualche parte. Questi due livelli sono completamente scissi e invece non lo sono nella loro verità, sono intrinsecamente collegati, e questa è l'esigenza di un pensiero, ecco, no? Casaleggio, secondo me la possibilità di cambiamento sta nel cercare un pensiero originale. Questo è un lavoro da fare insieme. Secondo punto, la democrazia occidentale sta vivendo una fase terminale. Adesso è inutile che basta fate memoria, cioè l'Inghilterra si stacca con la Brexit e va non si sa dove, e intanto va a pezzi perché poi gli scozzesi si vogliono separare pure loro e via di seguito, no? La Francia, vabbè, lasciamo perdere, Merkel, cioè Macron è eletto con il 16% dei votanti reali francesi, oggi viene a precipitare nei sondaggi, diciamo, mi pare il 40, sta sotto il 40%, e viene già nominato come il presidente dei miliardari per la sua... La Spagna, siamo alle soglie di una guerra civile, e Dio ce ne scampi, perché la Spagna ne ha già conosciuta una non proprio carina e non poco sanguinaria, l'Italia siamo... Quindi c'è una situazione terminale della democrazia, sia perché a livello alto sappiamo che gran parte delle decisioni non sono prese più dai governi e dai parlamenti, ma da poteri superiori, no? Da poteri finanziari, economici, che non sappiamo chi siano, ma certo non sono carini e non sono simpatici e non amano molto l'uomo,
hanno interessi altri, diciamo, ecco. E quindi questo chiaramente toglie passione alla democrazia. E poi dobbiamo dirci che anche la libertà personale, che è un altro fondamento della democrazia, perché se il cittadino non è libero, oggi è molto discussa a livello filosofico. A livello filosofico, e da tempo, si riflette sul fatto che oggi stiamo creando una società di schiavi liberi, cioè di persone radicalmente pilotate dall'informazione, dalla comunicazione, che credono di essere liberi, ma non lo sono affatto. Ecco, questo filosofo Byung-Chul Han, a cui abbiamo fatto riferimento, che è un filosofo di origine sudcoreana, naturalizzato tedesco, che sta avendo un ascolto internazionale importante, lo dice chiaramente: la tecnica di potere del regime neoliberale, cioè il nostro, assume una forma subdola, duttile, intelligente e si sottrae a ogni visibilità. Qui il soggetto sottomesso, cioè ognuno di noi, non è mai cosciente della propria sottomissione. Il rapporto di dominio resta per lui del tutto celato, così si crede libero. No? Come diceva Henry Ford. No? Henry Ford diceva: i miei operai sono assolutamente liberi di scegliere il colore dell'auto che vogliono, a condizione che sia nera. Ecco, ecco, capite? Allora, se noi abbiamo un cittadino che è sempre più pilotato da un sistema informativo totalitario di cui non è più consapevole, Matrix, e dei governi e dei parlamenti che non hanno la capacità di deliberare per il bene del popolo perché sono pilotati da potenze estranee, capite bene che la democrazia si trova in una fase abbastanza critica. E infatti poi si spiega, la gente non va a votare. Se va a votare va solo per dire ma vaffa, ecco, no? Cioè va a votare per insultare qualcuno, per andare contro qualcuno, tranne quei pochi, l'oligarchia, che ha evidentemente degli interessi personali o indiretti nel mantenimento di questo sistema. D'altra parte, guardatevi i film americani, guardate le serie americane, raccontano ormai sempre lo stesso sistema. Cioè, mondi post-apocalittici dove c'è ormai un'oligarchia che schiavizza esplicitamente la massa del popolo. Sto vedendo quest'ultima serie sull'Ancella, no? Che sta mandando Team Vision, beh, terrificante. Comunque, loro parlano, ma questo è. E tutta questa situazione critica della democrazia avviene in un momento storico del pianeta che è un momento emergenziale. È un momento emergenziale. Di cui anche qui si parla pochissimo, si parla pochissimo. E voglio anche qui leggere una citazione di Casaleggio, se non sbaglio. Ecco, sì, la distruzione del pianeta è a un buon punto. Le occasioni si moltiplicano, non si ferma mai, anche la notizia allarmante dello scioglimento dei ghiacci eterni può diventare fonte di guadagno e quindi viene guardata con sollievo anziché con angoscia, come se i dinosauri si rallegrassero alla vista del meteorite che li distruggerà. È uscito in questi giorni un saggio interessantissimo sul New York Magazine di David Wallace Wells, che ci racconta concretamente com'è la situazione dei cambiamenti climatici in atto. Andatevela a vedere, c'è una discussione a livello mondiale su questa cosa. Va bene, leggo solo le prime tre righe. Credetemi, è peggio di quello che pensate. Allora, in questa situazione, ragazzi, elaborare un importante pensiero rivoluzionario che sia allegro, positivo, che non si faccia intimidire dalla paura, ma nemmeno, diciamo, incantare da questi che ci vogliono distrarre dalle cose, è un compito di sopravvivenza, non è un optional. E quindi, diciamo, il Movimento 5 Stelle, che in un certo senso ha riproposto un allarme anche a questo livello,
di tipo ecologico, ambientale, sulle energie, io credo che abbia anche questa responsabilità. E se ha avuto tanta simpatia da parte dell'elettorato italiano, raggiungendo 8 milioni e 700 mila elettori, io credo che molto dipenda anche da questo elemento apocalittico, ma non nel senso catastrofista, ma nel senso della rivelazione delle cose. Cioè, non possiamo nasconderci questi problemi, né possiamo fare una politica che li nasconda, che li rimuova. È irresponsabile, anche perché, se è vero quello che dice Wells, i tempi sono stretti, ma proprio stretti. Ci sarà, diciamo, da ballare coi lupi, e in breve, quindi prepariamoci, attrezziamoci, perché dovremo essere anche pronti per affrontare delle emergenze. Ok. Detto questo, io credo che una formazione politica che voglia farsi carico di questa consapevolezza e che quindi voglia tenere insieme, come dicevamo, una visione panoramica planetaria della crisi, insieme anche però ad una capacità di scelte politiche quotidiane, di azioni sul territorio, tenere insieme questi due livelli, il macro e il micro, il mondo e l'anima, le mie crisi esistenziali e la crisi planetaria che ci sta travolgendo, sono la stessa cosa. Se noi riusciamo a capire che sono lo stesso fenomeno, che la crisi del pianeta, la desertificazione e la desertificazione delle anime sono la stessa cosa, non si curano separatamente, non si curano. Questo è il pensiero che dobbiamo elaborare e trasformarlo in prassi politica. E perché questo accada, cioè perché possa nascere questa età dei cittadini, come la sognava Gioacchino La Fiore, che poi era l'età dello spirito, secondo Gioacchino La Fiore, no? Dopo l'età del padre, che era l'età, diciamo, l'Antico Testamento, la legge, c'era l'età del figlio, che era già una libertà, non era più schiavo, ma era figlio, ma poi c'è l'età dello spirito, che è l'età in cui potremmo dire il figlio diventa creatore, come il padre, diventa creativo, diventa radicalmente libero. Allora, io credo che perché questo possa accadere, ciascuno di noi, il cittadino, ha bisogno di parecchi elementi formativi, di una formazione permanente come la rivoluzione. Come la rivoluzione, dobbiamo intenderla permanente, lo sarà, ineluttabilmente, perché è antropologica. Così la formazione è permanente. Dobbiamo continuare a formarci, abbiamo bisogno di sostegni, di aiuti continui nella nostra vita, ed essenzialmente, secondo me, su tre elementi formativi fondamentali. Abbiamo bisogno tutti di questi tre elementi, a mio parere. Uno è quello che potremmo dire una maggiore e continua conoscenza della fase che stiamo vivendo. Cioè una conoscenza maggiore, e questo è un elemento, se volete, culturale, di quello che sta accadendo. Ma è possibile che io debba vedere in televisione soltanto stupidaggini? Qua non voglio provocare, diciamo, il presidente, perché loro già fanno tanto. Loro già fanno tanto, no? E hanno già ottenuto un ottimo risultato l'altro ieri, che gli va reso merito, perché io, che ho lavorato 13 anni nella RAI, sono contento, no? Anche perché per me la RAI è un po' una cosa di famiglia. La RAI dovrebbe essere un sentimento per tutti gli italiani. Noi dovremmo andare a fare manifestazioni. Guardate che la RAI è una cosa fondamentale per la rivoluzione. La RAI è un luogo di creazione di cultura, ci sono dei patrimoni immensi dentro la RAI. Dentro la radio, che è completamente trascurata, sempre svalutata, invece ha un potere straordinario anche politico. Quindi c'è bisogno di diffondere un pensiero, delle discussioni a questo livello, farle sentire. La gente si appassiona quando sente in modo comprensibile popolare e alto. Popolare significa alto. Io ho fatto trasmissioni popolari, fatto il 3131 a Radio 2, c'avevo 800.000 ascoltatori al giorno, popolari, e parlavamo di queste cose. Bisogna rilanciare una cultura popolare rivoluzionaria, nel senso che stiamo cercando di dire e cercando di capire che vuol dire.
Poi c'è un elemento anche autoconoscitivo, cioè dobbiamo dire le cose che per esempio ha detto Fico prima, cioè se vogliamo fare questa rivoluzione lunga, graduale, ci dobbiamo conoscere meglio. L'autoconoscimento di come funzioniamo, le mie difese, le mie paure, come le affronto, non è che ce lo siamo detti e stiamo a posto. E che ce facciamo poi con le nostre paure? Che ce facciamo con gli attacchi di panico? Che ce facciamo con le sindrome psicosomatiche che angustiano gli uomini e le donne contemporanee? Che ci facciamo? Ne vogliamo parlare un po'? Non è politica questa? Secondo me questa è cacchio se è politica. È politica dei corpi, è politica delle anime, è politica delle relazioni reali, è politica, ed è politica che non si vede. E quindi ci vuole un elemento, diciamo, esistenziale, autoconoscitivo, che ci spieghi perché è così importante conoscerci e come conoscerci. Perché altrimenti anche il rapporto tra amici diventa rapidamente di nemici, eh? Se non c'è un buon lavoro interiore consapevolmente condiviso, i meccanismi dell'antagonismo scattano, non torniamo nell'illusione che già c'è stata. Dall'illuminismo in poi, i movimenti politici rivoluzionari che non consideravano questo elemento sono finiti tutti nel trucidarsi tra loro. Tutti. La rivoluzione francese è andata avanti di semestre in semestre con lo sterminio di classi dirigenti. Si sono ammazzati tutti. Danton, Saint-Just, Robespierre, uno dopo l'altro si sono ammazzati in nome della fraternità. Saint-Just aveva un'idea molto radicale della fraternità. Ecco, io qua vedo tante teste, vi vedo un po' non fraterni, perché siete uno più alto e uno più basso. Allora sai che faccio? Vi rado tutte le teste così siete tutti uguali. Ecco, questo non possiamo ripeterlo e per non ripeterlo dobbiamo riconoscere meglio i nostri meccanismi. E terzo elemento, anche una disciplina mentale. Quando sentivo Fico che descriveva così bene lo smarrimento, che posso capire benissimo dentro una struttura di quel tipo, mi veniva subito da dire: meditazione obbligatoria a Montecitorio. Obbligatoria, cioè obbligatoria, la laurea non serve a niente, ma un'ora al giorno di meditazione prima di parlare, obbligatoria no, perché siamo, non siamo Saint-Just, però vivamente consigliata sì, anche perché se poi uno la fa sta talmente meglio che non è che io devi obbligare, capito? Non è che, ecco, ma guardate, voi ci ridete, ma guardate che questi sono elementi fondamentali della nuova antropologia. Vogliamo un'antropologia non competitiva, vogliamo un'antropologia, cioè vogliamo essere più relazionali, ma come fai a farlo se non hai degli strumenti, ragazzi? Ma che crede? Vedete veramente che basta dire che dobbiamo essere solidali perché lo diventiamo? Ma ci abbiamo 2000 anni di cristianesimo in cui ci siamo raccontati che ci amavamo come prossimo, abbiamo ammazzato più gente in nome di Cristo che in nome di Hitler, ma molti di più. Quindi dovremmo essere smagati, e questo è un pensiero rivoluzionario, politico, questa è politica. Io credo che con questi elementi noi potremmo avviare come umanità, non solo certo come Movimento 5 Stelle, ma come umanità, una fase che sarà difficile, ma può diventare anche entusiasmante. Questa rivoluzione antropologica, che è difficile, può diventare allegra, entusiasmante, può ridarci il senso della vita, la dinamica per fare le cose, la volontà di fare le cose, sapendo che ci giochiamo tutto e che non c'è niente da perdere. Quello che dovevamo perdere in un certo senso l'abbiamo perduto, ora abbiamo solo da guadagnare. Dario, prendi quello sul tavolo per favore, grazie. Grazie al professor Marco Luzzi. Adesso do la parola al portavoce Vincenzo Carlo. Grazie a tutti e grazie di essere qui, innanzitutto perché stasera è bello essere qui, è veramente
ci fa stare bene, ci fa sentire tutti a casa. E vi ringrazio innanzitutto veramente tantissimo, ringrazio il professore, è stato bellissimo ascoltare le sue parole, che mettono anche tanta emozione, perché in effetti, cioè, ascoltare le parole rivoluzionarie che abbiamo sentito stasera ti fanno sempre riflettere, ti fanno riflettere di come appunto questa rivoluzione che vogliamo portare debba nascere innanzitutto da noi stessi. Questa è una cosa che ce lo siamo detti tante volte e che abbiamo fatto un po' tutti noi, anche tutti insieme, perché riusciamo a crescere anche poi personalmente, ma anche stando insieme, che è una cosa secondo me fondamentale. E un po' tutti noi, che vedo tante facce ovviamente che conosco, l'abbiamo fatto anche perché ci siamo avvicinati alle parole che leggevamo ormai tanti anni fa sul blog, per cui è stato quello che innanzitutto ti ha fatto scattare una cosa interna, altrimenti non ci saremmo mai avvicinati, oltre a quando l'abbiamo fatto mai avremmo neanche mai pensato di varcare le porte del Parlamento, non era la nostra neanche un'idea quella, era un'idea che ti nasceva da dentro, è una cosa che sentivi dentro, per cui hai iniziato a cambiare la tua vita, è iniziata da lì, cioè la rivoluzione prima di arrivare all'istituzione è partita da noi stessi, e quella è una cosa Poi a volte si è anche fortunati, sono fortunato perché per esempio io la meditazione lo faccio grazie alla mia compagna, che quando ritorno a casa dopo il Parlamento, ovviamente facciamo meditazione per riscaricare e ricaricarsi, per cui è una cosa che in effetti serve moltissimo. No, io non mi voglio rubare tantissimo tempo perché immagino ci saranno tante domande da fare ai nostri ospiti oggi, per cui io voglio sempre ringraziarvi tutti, perché l'esperienza che comunque stiamo facendo tutti insieme ci ha arricchito, e sicuramente noi abbiamo bisogno di portare questa rivoluzione, che secondo me tanto non sappiamo quando si compirà, quando potrà essere, ma è giusto che sia così, che sia costante, che sia anche lenta volendo, però che la facciamo insieme, partendo da noi stessi ma poi tutti insieme, cosa che a volte sembra lontano, cioè le cose che noi sentiamo stasera sembrano totalmente lontane da quelle che poi vediamo all'interno del Parlamento, e invece non è così, nel senso che non solo queste cose che noi sentiamo qui vanno portate all'interno del Parlamento, ma devono assolutamente entrare all'interno delle istituzioni. E un'altra cosa che mi piace tantissimo è farla anche ridendo, anche divertendosi, perché anche nel divertimento secondo me c'è tanto di rivoluzione nel divertimento. Io ricordo, e poi vi lascio con una piccola cosa, quando io poi sono in commissione bilancio, per cui anche da laureato in economia, poi diciamo che l'ho dovuto anche ristudiare tutto da capo, l'economia, rivedere le cose che non erano proprio perfette, le cose che studiavo all'università, ma quello è un discorso a parte. Ti ritrovi pensando chissà di quali discorsi economici puoi fare in commissione bilancio, poi ti ritrovi più o meno a fare il ragioniere, e che è una cosa che ti lascia un po' scioccata all'inizio. Allora, una volta in cui si parlava sempre delle solite cose, del PIL e di cose tremende secondo me, abbiamo deciso, mentre tutti gli altri portavano in audizione da noi alla Camera questi a volte diciamo professori di statistica, ma anche diciamo a volte politici che si nascondevano da professore un po' diciamo così, decidemmo noi invece di portare un professore, si chiama il professor Bartolini, che in commissione bilancio alla Camera ha iniziato a parlare unicamente di felicità. È stata una cosa, cioè, la mia felicità soprattutto era vedere facce di alcuni personaggi che cioè, non riuscivano a capire bene ma chi è questo, ma perché sta parlando di queste cose astruse, come se invece l'economia, la loro economia di PIL e di tutte quelle cose fosse invece più razionale rispetto invece alla ricerca della felicità, che invece dovrebbe essere quella che dovrebbe portarci lo Stato a tutti i nostri cittadini.
tempo, altro tempo, vi ringrazio tantissimo tutti per essere qui, grazie veramente, grazie. Quindi adesso sentiamo Paola Carinelli. Mi alzo perché ho la voce un po' più bassa, magari invece mi passano dalle spalle, anzi dal mio lato migliore. Ringrazio anch'io i nostri ospiti di essere qua, di aver fatto tanta strada, e anche voi di essere venuti così numerosi. A me fa particolarmente piacere essere qua in questa occasione così particolare, perché credo che un movimento per definizione è in evoluzione, e credo quindi che sia salutare ogni tanto prendersi un momento per riflettere su dove stiamo andando, ma anche su quello che abbiamo fatto in questi anni. Ammetto che non è proprio facile parlare o dire qualcosa che possa sembrare anche solo vagamente intelligente dopo tanti interventi, per cui sono un po' in soggezione, lo ammetto. Devo dire che per fortuna il caso mi è venuto in aiuto, e perché giusto ieri, sì, non Vincenzo in questa volta. Dicevo, è giusto ieri mi è capitato tra le mani, anzi in realtà tra le mani del mio compagno, un libro molto interessante che gli ho prontamente requisito, si chiama Poesie incivili, e mi piaceva, visto che si sposava bene, mi pareva il tema delle parole guerriere. Me lo sono letta quindi oggi venendo in treno da Roma, e c'era un piccolo pezzettino che volevo, mi era piaciuto particolarmente e volevo condividere con voi. È brevissimo, giuro, perché lo so che l'ora è tarda e proprio sono solo poche righe. Praticamente nell'introduzione, dove l'autore spiega che cosa sono sostanzialmente queste poesie incivili, e dice: non so se le parole possono aggiustare il mondo, ma certe parole, per non andare a fondo, chiedono di andare al fronte. Non vogliono essere accusate di diserzione. Così la poesia civile bagna la punta dei versi, uniche frecce al suo arco, in un'acqua benedetta e velenosa. Quando l'inciviltà domina il campo, la poesia si fa incivile, sibilo di frecce concentrato. Mi sono chiesto, dice l'autore, se Pasolini fosse vivo, se fossero vivi Moravia e Fellini, anche Dante, Boccaccio e Machiavelli, cosa direbbero di quest'Italia, delle furbizie strazianti, delle leggi ad personam, delle mafie tutelari, della morte in mare dei migranti, dei giovani senza lavoro, delle cricche degli appalti, degli escort come olio per ungere le ruote, di tutto il resto che non sappiamo e non sapremo, perché non vogliono controlli. Cosa direbbero quindi tutte queste persone? E perché tanti poeti, scrittori e intellettuali oggi tacciono? Tacere è una forma di ricettazione. L'aria furtiva sono i valori sottratti. Chi tace ruba due volte. La ripeto perché quest'ultima parte mi è piaciuta particolarmente. Perché tanti poeti, scrittori e intellettuali oggi tacciono? Tacere è una forma di ricettazione. L'aria furtiva sono i valori sottratti. Chi tace ruba due volte. Ecco. Perché quello che abbiamo fatto in questi anni, prima con Meetup e poi anche col Movimento 5 Stelle in particolare, da quando siamo entrati in Parlamento, è proprio quello, cioè non tacere, ma avere il coraggio di dire forte le cose che gli altri non dicono, avere il coraggio di dirlo magari anche con parole forti, perché quante volte ci è capitato che siamo stati criticati perché usavamo parole forti, perché i toni non erano corretti. Vabbè, comunque si sente, sì, vai, viene. Dicevo, spesso ci criticavano perché magari anche i toni erano forti o le parole erano forti, ma io credo che l'Italia è un paese che sta messo talmente male che se vogliamo cambiarlo non lo possiamo certo fare con delle parole dolci o chiedendo per favore, ma usando parole forti e parole attenzionate. Io non voglio sottrarvi altro tempo perché sono sicura ci saranno tanti interventi e tante richieste, per cui ringrazio nuovamente i nostri ospiti e tutti voi, e sono curiosa di sentire i vostri contributi. Grazie. Adesso ho finito il giro di interventi, iniziamo il dibattito. Questo, come
come dire, voglio darvi un paio di indicazioni su come abbiamo pensato con i ragazzi di Milano di gestire questa cosa. Noi abbiamo qui alcuni interventi segnati. Se ce ne fossero ulteriori, nei limiti del tempo insomma massimo di questa serata, li raccoglieremo per alzata di mano. Vi prego tutti quanti, noi non abbiamo pensato di dare delle tempistiche saltarvi addosso appena finite, però prego tutti quanti, per consentire a più persone possibile di esprimere liberamente il loro pensiero e di seguire questo tipo di indicazioni. Condensare nel più breve tempo possibile, con calma nel più breve tempo possibile, il loro pensiero, e prendere parola ordinatamente, quindi aspettare che si finisca di parlare, ed evitare botte e risposta ripetuti, perché altrimenti questo ci impedisce di gestire correttamente la serata. Io, prima di passare un attimo poi la parola a Emiliano, che voleva dire ancora una cosa, ringrazio chi è intervenuto fino adesso di cuore per aver pronunciato parole guerriere. Non è una cosa retorica. Sentire parlare in una serata in chiave positiva di parole come lentezza, come utopia, non è una cosa a cui siamo abituati. E la prima forma di rivoluzione, secondo me, è smontare la narrazione e il linguaggio che il potere ci impone per metterci all'angolo. Quindi, secondo me, questa è una prima rivoluzione in fieri. Ecco, passo la parola a Emiliano. Molto, molto velocemente, i nostri ospiti sono stati ringraziati, io ringrazio anche Paolo, Vincenzo e Dario per la conduzione della serata e volevo veramente ringraziare tutto il gruppo di Milano, gli attivisti portavoce che hanno fortemente supportato questa iniziativa, i ragazzi che si sono occupati della logistica, della pubblicizzazione dell'evento. Questo lo dico perché c'è molta passione, molto cuore in quello che organizziamo, ma anche molto lavoro, e quindi veramente grazie a tutti e grazie alle persone che sono intervenute. No. Allora, la prima, qui ho 5 interventi segnati, poi vediamo alla fine quanti altri ne possiamo raccogliere. La prima persona che ho qui segnata è Cosimo 30. Gli passate il microfono che c'è sul tavolino? Emi, pensaci tu. E subito dopo Dino Calima. Ciao a tutti, per chi non mi conosce, soprattutto lui mi ha già presentato, sono Cosimo 30. Innanzitutto volevo ringraziare soprattutto loro due, Vincenzo e Paola, perché hanno smorzato il professor Guzzi, che chiaramente era un po'... hai aperto la strada. E poi ringrazio due volte Paola anche per avermi dato il là, diciamo, al mio intervento, cioè il non tacere. E anche chiaramente quello che voglio dire è che non voglio tacere proprio, soprattutto per quanto riguarda, se vogliamo, anche una critica che può essere fatta tra di noi all'interno del movimento, e che ho, come dire, sto cercando di aprire una strada, un qualcosa, perché io faccio parte del gruppo LGBT di Milano e da un po' di tempo stiamo portando avanti quelle che sono le nostre battaglie per quanto riguarda la parità di diritti delle persone LGBT. E questo mi ha addolorato ultimamente vedere che nel programma del Movimento 5 Stelle non c'è nessun riferimento a questa tematica, che non è sicuramente l'unica tematica, perché chiaramente non c'è riferimento alle tematiche per quanto riguarda i diritti civili, non c'è nessun riferimento per quanto riguarda le tematiche, tematiche etiche, chiamiamole così, per, non lo so, fine vita, o per quanto riguarda anche le politiche sociali per le persone diversamente abili. Cioè sono tutti temi che secondo me dovrebbero essere di diritto andare a far parte del programma del Movimento 5 Stelle, anche perché se il nostro principio di base è l'uno vale uno, è chiaro che questi sono temi fondanti per quanto riguarda, per realizzare questa cosiddetta parità dell'essere umano. Cioè chiaramente io da persona LGBT, fino a che non avrò la possibilità di potermi esprimere, di poter adire a tutti quei diritti, ma non solo diritti ma anche doveri, come tutte le altre persone, io non mi sentirò mai uguale agli altri, mi sentirò sempre qualcosa di diverso, qualcosa e qualcosa di meno. E siccome queste battaglie le ho portate avanti qui a Milano col gruppo, ma non solo col gruppo LGBT, ma con tutto il gruppo milanese degli attivisti di Milano, e so che tra gli attivisti
gli attivisti le sentono molto queste cose, per questo mi chiedo come mai poi a livello di programma non c'è nessun riferimento. Faccio presente tra le altre cose che... Concludo, no, voglio dire, mi riallaccio soltanto al fatto che già nel 2013, voglio dire, abbiamo depositato anche delle leggi come Movimento 5 Stelle per quanto riguarda queste tematiche. Allora, ora, perché non le riproponiamo nel programma prossimo a venire? O ce ne dobbiamo, o quando si tratta di temi etici dobbiamo sempre un po', come dire, vagheggiare. Cerchiamo anche di urlare quelle che sono le nostre posizioni. Grazie. Mi permetti di chiedere, vabbè, prima di fare la domanda a te, riguardo alla trasparenza, dopo mi dirai a che punto siamo con la sincronizzazione di tutti, dall'INPS al fisco. La domanda invece per te. Allora, il problema è che noi dobbiamo vincere le elezioni. Per vincere ci vuole il coinvolgimento delle persone. Allora, adesso noi siamo fortunati perché è sorto nel frattempo, da quando siete nati, è sorta la città metropolitana. È il primo esempio dove in effetti ogni esponente di ogni municipio o comune può raggrupparsi su un territorio esteso, non il comune, inventato era tutto ognuno per separare. Poi dopo bisognava inventare la persona da mandare a Roma. Allora il problema è coinvolgere le persone. È questione di massa critica, chiaramente, però siamo anche. Soprattutto qui sono più gli adulti che i giovani, normalmente tutti 5 Stelle, ma tutti capiscono niente. Non so. Allora, è una questione di competenza che ognuno di noi ha. E a questo punto, in ogni comune, si può benissimo, in funzione delle competenze, scegliere quello che riteniamo più valido nella sanità e votarlo. Quindi adesso si tratta di votare le persone, i cittadini, praticamente perché è votato. Perché in ogni comune verrà votato quello in funzione della sanità. Allora, queste persone all'interno dell'ambito della provincia oppure della città metropolitana, dove ci sono, si possono riunire, fanno delle belle assemblee in web conference, ogni tanto si incontrano. È chiaro che, senz'altro, le intelligenze si possono... guardate, è importante perché magari non c'è l'esponente valido cioè nel gruppo, magari ci disegno, però magari io conosco uno che ha la competenza e magari uno se non vota e quindi guarda, senti, non ti spiace, dai, dacci una mano, poi io ho finito, basta, hai già capito, perché poi dopo da qui lì dentro si vota il migliore che si raggrupperà con le altre province, dopodiché si fa la regione e ti deve fare la regione per tutte le Michele. Io una domanda sotto forma di considerazione ai relatori. È ovvio che la narrazione dominante è quella di cui parlava Guzzi, la narrazione del pensiero dominante, ed è un qualcosa che è difficilissimo, come dire, da mettere in discussione, perché è proprio tipica di questo tipo di narrazione dove siamo dentro tutti. Possiamo però inceppare il meccanismo o provare a fare un altro tipo di narrazione. In che modo? Con le parole guerriere. Roberto una volta è venuto a Paderno Dugnano, un anno fa circa, e diceva: la sfida della complessità dobbiamo rispondere con la semplicità, è l'unico modo. Le parole guerriere sono un modo straordinario per interrompere questo tipo di narrazione dominante. Le parole guerriere, che hanno un'origine lontana, lontanissima, nell'ultimo periodo le parole guerriere di Hannah Arendt, le parole guerriere di Pasolini, le parole guerriere di De Born con la società dello spettacolo, le parole guerriere di Carlo Freccero, le parole guerriere di Grillo, del Movimento 5 Stelle, le parole guerriere che hanno un filo conduttore, che è quello che citava Vincenzo, il diritto alla felicità, ciò che accomuna tutti questi guerrieri che hanno usato le parole guerriere è la lotta per la felicità, cioè vale a dire muove i sentimenti, il Movimento 5 Stelle diventa forte perché fa sognare,
fa pensare che esiste un altro mondo possibile, che è là, che è a portata di mano, in cui dobbiamo buttarci dentro, coinvolgerci, migliorarci, ma è importante continuare a usare queste parole guerriere che ti fanno sognare, che ti fanno fare la lotta all'infelicità. Perché purtroppo, non per citare Totò, ma se ci sono le parole guerriere, ci sono anche le parole qua, 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 e le parole qua, qua, qua sono molto pericolose, soprattutto se qualcuno li usa al nostro interno. Se il Movimento 5 Stelle non ha questa capacità di bloccare le parole qua, qua, qua e di continuare a far sognare con le parole guerriere, il Movimento 5 Stelle si squaglia, è finito, si esaurisce. Mi raccomando, andiamo forti. Grazie a tutti per la serata e per la partecipazione. Se ti sei Dario, almeno vedo con chi parlo. Scusate. Io ora rilasciamo il discorso al volo della rivoluzione che dobbiamo fare. Il professore ha accennato alla rivoluzione gentile, ma da fare. Il mio dubbio è solo una cosa: troppo lenta, non abbiamo tempo. Cioè, io credo che siamo arrivati a un punto in cui o ci diamo dentro tutti subito o non ce n'è più per nessuno, nel senso che il nostro pianeta è arrivato a un limite, penso, cruciale, fisico, cioè quello che c'era ce lo siamo mangiato. Quindi quanto tempo pensa che possiamo avere per poter fare qualcosa di utile per salvarci la pelle, diciamo così? Grazie. Dovevamo finire qua, poi c'è quello che sta lì. Allora, parto dalla premessa che aveva fatto Dario, no? Che almeno per alcuni di noi, serate come queste, parole come queste, sono la benzina. Noi siamo per l'energia pulita e per me questa è benzina pulita, quindi è solare, quindi è un'energia pulita. Dov'è che vedo il problema? Guardo soprattutto di là. Nel senso che se noi siamo, ed è bello sentire queste parole guerriere che sono energia pulita, ok, è bello, però se usiamo parole guerriere, energia pulita, con il motore a scoppio e nei fatti non portiamo avanti queste stesse parole guerriere, secondo me il meccanismo si inceppa, cioè almeno io ho paura che il meccanismo si inceppa, quindi sono felicissimo di ascoltare parole guerriere, mi piacerebbe però vedere anche un ti rendi conto guerriero, una rendicontazione puntuale guerriera, un atteggiamento da parte dei portavoce più simile all'inizio e quindi con un'oculatezza maggiore nella spesa dei soldi pubblici guerriere, perché altrimenti se noi rimaniamo, innanzitutto siamo arrivati che queste parole guerriere abbiamo dovuto aspettare 3 anni dall'ultima volta che l'avevamo sentita, quindi se sentiamo un po' più spesso non sarebbe male, però se c'è accanto ci affianchiamo anche degli atteggiamenti guerrieri e ricominciamo, perché non è che è una cosa che non sappiamo fare, l'abbiamo fatta molto bene per i primi anni, sarebbe meglio, sarebbe quantomeno più coerente, per ritornare a una parola che usavamo spesso. Perché dico questo? Perché se noi ci scordiamo da dove arriviamo, e a Italia 5 Stelle a Rimini arriva un ragazzo che ha fatto tutte le Italia 5 Stelle fino adesso con la bottiglia di vetro da casa da 1,5 litri e si fermava in autogrill a riempirla dal tizio dell'autogrill e gli fanno posare prima di entrare a Italia 5 Stelle la bottiglia di vetro, e io poi sul palco posso pure dire del consumismo, dei camion, dei tir che portano l'acqua, parlo di spettacoli di Grillo che sono le cose che ci hanno attivato almeno a noi dell'inizio. Però poi quella bottiglia di vetro dalle 5 stelle non è entrata e il ragazzo per i 2 giorni si è dovuto comprare le bottigliette d'acqua a 1 euro di plastica. Bravo. E poi aggiungo una cosa su quello che aveva detto Roberto Figo sul discorso dell'io, e che adesso il cazziatone arriva di qua. Roberto Figo prima diceva che è stato molto importante vincere l'io
soprattutto per quel meccanismo infernale che adesso è spento. Ok, finisco. Se la smettiamo di fare un po' di meno, dobbiamo fare un po' di meno i selfisti anonimi quando arrivano i portavoce, li aiutiamo a combattere meglio quell'io di cui Roberto ci ha parlato prima. Bravo. Gianfranco Bazzoli. Bozzali. Sì, no, io... Sì, per la relazione dei politici, questi giovani politici. Io volevo riprendere il discorso di Marco Guzzi, no? Sul discorso delle tecnoscienze. La tecnoscienza ci pervade in una maniera totale, in una maniera pervasiva, l'umanità è impregnata di questa cosa. Quindi ci sono riflessioni che secondo me sono state saltate in questa sera, ma è normale, Marco Guzzi non poteva entrare così a fondo in certi meccanismi, in certe previsioni. Stiamo facendo filosofia e qui forse la maggior parte non ha una cultura filosofica ben densa e ben concreta. Purtroppo in Italia è un po' un problema un po' italiano, molto grande. E le tecnoscienze, mi viene in mente Gunther Anders, no? Gunther Anders conosce benissimo, quindi voglio dire il disvelo prometeico tra la nostra capacità immaginativa e la scienza che se ne va per i fatti suoi. Cioè, se non meditiamo su queste cose, noi qui noi saltiamo tanti pezzi, ma capisco perché logicamente non tutti hanno gli strumenti culturali per poter fare delle meditazioni di questo genere, sennò qui facciamo filosofia spicciola da barda, va bene, però la cultura è ben altro e ben altra cosa. Ciao Gian Matteo Gradi, grazie per quello che ci avete detto. Volevo puntualizzare una cosa sul programma che si sta formando in rete. Credo che potrebbe esserci un preambolo a tutte, diciamo, le argomentazioni e le problematiche che vengono trattate nel programma, il consumo di suolo, la rete di cittadinanza, come cavalli di battaglia del movimento. Sono molto importanti, però c'è un prerequisito, mi viene da dire, che credo sia la possibilità che questo movimento restituisca ai cittadini una sovranità che non so se non hanno mai avuto o comunque sicuramente è stata persa. Ecco, questo credo che ci potrebbe distinguere dagli altri partiti, perché tutti nei programmi mettono il libro dei sogni, tutti risolvono la disoccupazione, tutti il welfare, tutto, ma ridare la parola e un po' di potere decisionale, non so quanto, ma il più possibile, ai cittadini, credo che potrebbe essere qualcosa che ci distingue e forse ci fa fare un passo in avanti, non tanto come movimento, ma proprio per gli italiani tutti. Nei quartieri, nelle lotte che facciamo nel territorio, sappiamo cosa vogliamo, cosa vogliono i nostri vicini, però tutto questo non riesce quasi mai ad arrivare nelle istituzioni. Questa cosa deve cambiare. Spero che il movimento in questo sia molto radicale. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, credo che sia opportuno evitare il rischio di autocelebrazione, perché altrimenti lo possiamo correre con questi ringraziamenti all'infinito. Direi che questa serata è interessante per cercare di valutare la possibilità che questa esperienza sia una narrazione di un antipasto di quello che vogliamo, cioè da un punto di vista dell'argomentazione dei problemi della cultura, e non solo dei problemi della cultura, ma come attraverso quelle che sono le modalità della cultura possiamo allargare quella fascia che serve, occorre, per prendere il potere, perché non ci dimentichiamo che bisogna prendere il potere, cioè sostanzialmente bisogna prendere il potere per poter determinare poi, cioè,
le leggi che servono per trasformare quel mondo che vogliamo trasformare. Ebbene, io faccio una proposta che ho fatto in delle circostanze poche, in cui ho incontrato altri, diciamo così, attivisti, eccetera, nel mondo del GDL, non so come si chiama GDL o cosa del genere, insomma, l'editor non me la ricordo, e c'è la cultura è il bene comune, cioè la cultura è un bene comune. Quindi si tratta di, ovviamente voi siete d'accordo, cioè stasera abbiamo fatto un antipasto perché in un'ora e mezza voglio dire che cose si può dire, c'è Marco che vuole delle cose, c'è Laila può dire delle cose, c'è sono appunto dei piccoli accenni, ma poi c'è bisogno di un convegno, c'è bisogno di una giornata intera, perché altrimenti pure poter dire due parole qua, cioè io per carità parlo poco, voglio dire, però voglio dire che ho due minuti, magari potrei dire tante cose. Quindi se vogliamo veramente stabilire un rapporto con quelli che sarebbero da coinvolgere, cioè con quella massa critica, non so chi ha detto massa critica, questo termine che gira, insomma sostanzialmente c'è il voto, cioè quello che serve, ma non come voto perché serve il voto come numero, serve il voto cosciente di cui abbiamo parlato, c'è bisogno che questa città, grazie per carità, non sto dicendo che c'è, non dovevate venire, c'è bisogno che in questa città non ci deve essere bisogno che venga Marco Guzzi da Roma, che venga da Rinascita e che venga Filippo da Napoli, va bene anche qualcuno che sta qua. Quindi cioè, noi non abbiamo mai fatto genere. Cioè, io sono pochissimo in contatto con il movimento da un anno e mezzo eccetera, mi sono sempre, ho sempre spinto un po' questa cosa dei piccoli gruppi così eccetera, però sembrava che era come dire argomentazione, cioè argomentare, quindi stabilire un contatto che non fosse puramente pratico del tipo cioè dobbiamo risolvere questa questione o gli altri eccetera, non ci fosse spazio. Quindi accolgo questa serata come un elemento positivo, cioè voglio dire a questo punto cioè, da Roma cioè, hanno dato l'input più di quelli che potevano dare dentro la città, a dire ragazzi muovetevi, cioè va bene ragazzi, meglio ancora, quindi cioè, direi che dobbiamo prendere in esame questa possibilità concreta adesso, cioè mettere su un progetto che sia un convegno che possa chiamarsi in un altro modo, per me piacerebbe moltissimo, la cultura è un bene comune, dove tutti quegli intellettuali che abbiamo detto, dove stanno, so che ha detto eccetera, cioè avranno la possibilità di dire vado, voglio sentire che cosa dicono, magari faccio un intervento. Grazie. Abbiamo l'ultima domanda e poi darei la parola ai vari ospiti per rispondere. Sì, io non condivido il pensiero della rivoluzione graduale, perché per fare la rivoluzione culturale in Italia basterebbe due giorni in cui si applica una legge che di poche righe che dice che l'Italia approva il referendum svizzero legislativo senza quorum. Tra l'altro che è il più importante strumento di democrazia diretta e con il quale gli svizzeri, 110.000 cittadini svizzeri hanno raccolto firme per fare un referendum che si chiama moneta intera per attaccare il signoraggio bancario delle banche svizzere, pensate, a casa dei banchieri. Ora, le uniche parole guerriere che io abbia mai sentito sono quelle di Beppe Grillo nello spettacolo Apocalisse Morbida, il quale attacca a testa bassa e con coraggio il signoraggio bancario, ispirandosi alle parole del professor Auriti. Mi domando come mai voi in Parlamento non abbiate avuto lo stesso coraggio di Beppe Grillo. Chiudo sulla Catalogna dicendo che l'età dei cittadini, l'era dei cittadini, ma non è l'era dei cittadini catalani, che cornuti e mazziati perché hanno preso le mazzate, e in più in Europa nessuno li ha difesi strenuamente in sede istituzionale, a parte Nigel Farage e a parte Gianluca Corrado nel Consiglio Comunale di Milano, Farage ovviamente al Parlamento Europeo. Mi domando come mai voi, in nome della comunicazione, non abbiate lo stesso coraggio. Grazie. Grazie a tutti quanti per i contributi. Chi vuole, chi si butta? Chi vuole? Io dalla finestra. Ho segnato tutte le domande, quelle che erano più o meno rivolte alla questione movimento. Partiamo dai temi etici. Sicuramente temi etici che però poi tu hai citato anche i diritti, perché secondo me sono due cose poi differenti, perché i diritti devono essere personalmente inseriti nel programma del Movimento 5 Stelle e nei programmi dei partiti politici, cioè quindi la lotta per assumere dei diritti maggiori e dei diritti assoluti uguali per tutti.
I temi etici magari afferiscono più a una sfera anche personale, penso all'aborto, sì, al fine vita, però al fine vita, per esempio, perché volevo collegarmi a questo, abbiamo fatto un percorso secondo me davvero fatto benissimo all'interno della Camera dei Deputati e del Senato, sono state coinvolte le commissioni parlamentari, l'assemblea di gruppo, sono state coinvolti tutti i cittadini iscritti al Movimento 5 Stelle certificati che hanno votato, e alla fine il fine vita è diventato anche patrimonio e programma del Movimento 5 Stelle, tant'è che alla Camera dei Deputati siamo riusciti a votarlo e l'abbiamo fatto passare, e adesso più volte proprio io personalmente ho spiegato che al Senato, dove adesso la legge è in commissione, prima della fine della legislatura si voti il fine vita. Lo dico anche qui a tutti, l'ho detto ai convegni sul fine vita a cui mi hanno invitato e partecipato a Roma, è una questione importantissima. Anche sui diritti civili, che questo Parlamento comunque ha approvato, poteva essere fatto meglio, molto di più, e noi lì ci trovammo, perché alla Camera votammo tranquillamente, al Senato successe una cosa particolare, perché comunque anche sul portale del Movimento 5 Stelle avevamo votato tutti a favore, ci fu il 90% degli iscritti che votarono a favore, se non sbaglio, sui diritti civili, però ci misero davanti al Senato un problema. Per saltare una quantità enorme di emendamenti vollero applicare quello che si chiama canguro o il super canguro, che ogni emendamento che tu levi decadono tutti quanti gli altri, quindi rendi praticamente la discussione impraticabile. Noi abbiamo fatto in tutti gli anni precedenti una lotta incredibile contro il canguro, e allora abbiamo detto: non possiamo votare con il canguro, levate il canguro e votiamo, perché la nostra dichiarazione di voto finale era totalmente a favore. Quindi, per chiarezza del processo, avevamo questo particolare problema. Poi ci fu l'accordo con Alfano, secondo me con l'accordo fuori ribasso, e si andò e passò comunque la legge. Sì. Ah, ok, no. Sì, sto dicendo solo, però questi. Ok, perfetto, però questi sono al futuro, questi che abbiamo votato. Abbiamo votato sul fine vita, abbiamo votato sui diritti civili, devono essere inseriti all'interno del programma. Sono d'accordo, sì. Te lo dico, assolutamente sì. C'era poi il signore che parlava di una procedura interna, se ho capito bene, perché non so se ho capito bene. Sì, un modo per coinvolgere. I competenti, per cui si sentono gratificati. Certo, questo è un modo che può essere anche perseguito, una scelta. Poi abbiamo anche, però è una procedura questa, non è vero che non è successo, secondo me è successo, però non è successo nella forma che lei ha proposto, che è una forma che secondo me può essere proposta ai tavoli, ai gruppi di lavoro, può essere proposta nelle varie riunioni, e cercare di capire come fare anche attraverso i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, e cercare di far sì che poi si possa trovare questa procedura. Iniziamo a farlo territorialmente e poi vediamo come funziona. Possiamo fare un esperimento senza alcun problema. Noi abbiamo sperimentato, penso, di tutto e di più all'interno del movimento, nelle procedure. Questo Dennis, se non sbaglio, Dennis, contraddizioni all'interno del movimento, fondamentalmente, secondo me, tu hai parlato di questo, secondo me ce ne sono, perché non possono in un movimento, ma in qualsiasi luogo, non esserci delle contraddizioni. Anche noi che stiamo parlando di lotta all'ego, di non cercare il potere per il potere, ma cercare di fare altro, abbiamo nei nostri modi di vita, a partire da me, delle contraddizioni. Allora, le contraddizioni esistono, le contraddizioni vanno dette, vanno fatte emergere e vanno risolte. Questo è il punto, è quello che si sta cercando anche
anche di fare. Fortunatamente è stata inserita la legge sul vuoto a rendere, che di nuovo è diventato patrimonio. Sono molto contento. Non so solo se a Italia 5 Stelle c'è stato un problema di sicurezza sul vetro, però non era solo quello il punto, quindi senza dubbio sì. È anche tardi. Intanto volevo dire, non ricordo più il nome, però il programma è sicuramente in fieri, nel senso che non è definito, e in questo è giusto che tu lo dica, se non l'hai visto, non hai visto magari un paragrafo, un capitolo su questo, ma noi stiamo facendo anche in queste settimane, dopo diciamo l'impegno che da Rimini in poi ha Luigi Di Maio un po' di coordinare, no, questo percorso fino alle politiche, abbiamo ripreso delle riunioni proprio tematiche per capire cosa manca nei programmi, ma il fatto che manca diciamo a livello burocratico scritto nel testo, perché non c'è un testo finale, ma sicuramente fa parte del nostro percorso, con le domande sul blog, sul fine vita, cioè non sono temi di cui non ci siamo mai occupati oppure che cancelliamo. È giusto che ci siano, perché soprattutto chi non segue il nostro percorso e magari vuole andare a rivederlo, a ritrovarlo nel programma, tutti i passaggi ci devono essere, quindi sicuramente mi faccio portavoce di questo timore che è giusto avere. Ripeto, il programma definitivo delle politiche future ancora non c'è, quindi calma, ce la possiamo fare. Poi e quindi anche su diciamo su questa ho ascoltato un po' di interventi che potrei definire severi, no? Magari come quello di Dennis che dice delle cose, però non mi intimoriscono e non temo, diciamo, che una tua parola possa far crollare qualcosa di strano, perché tutto quello che abbiamo costruito l'abbiamo costruito con le nostre individualità, i nostri limiti, quindi anche dividere in portavoce, in attivisti, in concreto c'è stata questa cosa perché dentro le istituzioni abbiamo magari una responsabilità diversa, un ruolo diverso, un impegno diverso, e voi allo stesso modo direte di voi. Questo noi e voi in qualche modo forse in questo momento è più importante di altre volte, perché abbiamo fatto un percorso dentro quei palazzi che sicuramente ha messo a dura prova le nostre convinzioni o comunque il nostro modo, come diceva Roberto, liquido di agire all'interno del Movimento 5 Stelle, quindi non perdiamo mai diciamo di vista le prospettive diverse dalle quali guardare le cose. E io penso che, parlo ovviamente per me, perché in questa avventura ho imparato anche a parlare a titolo personale, perché ognuno di come voi qui ci state dando degli input, noi li diamo all'interno delle nostre assemblee, c'è tutto un percorso vero, con tutte le criticità che può avere. Poi giustamente qualcuno ci può vedere dietro dell'altro, però vi assicuro che nel percorso che abbiamo fatto noi dentro il Parlamento ci sono davvero dei ragazzi, delle ragazze, delle donne e degli uomini con le loro sensibilità che fanno valere il loro percorso, le loro convinzioni in un dialogo interno continuo. E se Rimini qualcuno l'ha voluto vedere come le fazioni o altro, se lo può dimenticare, perché semplicemente ci sono persone che ragionano, che pensano, che hanno anche un loro carattere e che mirano comunque alla stessa direzione, allo stesso progetto, ed è bello che ci siano anche queste diversità al nostro interno. Poi è normale che la TV o il giornale ci racconta in maniera contrapposta, e la dicotomia di, vogliamo definirle, anime che magari si confrontano, non può rimanere effettivamente in maniera così plastica oppure farla raccontare agli altri.
noi dobbiamo far capire che tutti i modi di essere all'interno del Movimento 5 Stelle devono esistere, si devono alimentare a vicenda. Quindi non neghiamo la sua diversità, che diceva io voglio una rivoluzione violenta, ti ho sentito, io voglio una rivoluzione non violenta, noi vogliamo una rivoluzione, quindi sicuramente è un punto di partenza. E non fate un errore che spesso in cui noi siamo caduti, però ogni volta ce lo ricordiamo, cioè non diventiamo i burocrati pure del movimento, di trovare il comma del regolamento della cosa, perché non ci sarà mai un contratto che davvero ci soddisfa. Quindi anche se lui si è un po' presa che sono arrivata alla Calabria a fare sta cosa qui di parole guerriere, in realtà è semplicemente perché c'è stato uno spunto, una volontà reciproca, e poi si è concretizzata, quindi magari prendiamola come cosa positiva, tu da d'ora in poi avrai strada aperta verso seminari filosofici. Non so se Paolo o Vincenzo vogliono dire delle cose, magari lascerei concludere al professore, perché in genere ci lascia in modo bello. Carica. No, che volete concludere? No, posso solo dire forse due cose semplici su questo concetto grande di rivoluzione, che mi sembra che proprio stiamo capendo che è da pensare, perché è un concetto che ha una storia tragica. Gli storici e diciamo anche i filosofi della storia ci dicono quasi unanimemente che il ciclo rivoluzionario si conclude con il 1989, e da quel momento non sto dicendo che sia vero, sto dicendo che non sto dicendo questo, sto dicendo che il pensiero filosofico e storico universale in Occidente oggi insegna che il ciclo rivoluzionario 1789-1989 si è concluso, quel ciclo di rivoluzioni. Quindi noi oggi, questo è quello che penso io, non sto dicendo questo, ragazzi, vedete, ecco, seminari filosofici vuol dire incominciare a capire che il pensiero è un'esercitazione, quindi richiede ascolto, meditare, approfondire e poi parlare. Questo è difficile perché il nostro io vuole subito dire la sua, ma invece è meglio che non la dica, ma non perché sia sempre sbagliata, quasi. Allora tu, in generale, sì. Quello che voglio dire però è che secondo me noi invece dobbiamo e possiamo recuperare il concetto di rivoluzione, ma lo dobbiamo ripensare. Per esempio, ti voglio leggervi poche righe di Rifkin, che è un autore che è sempre stato molto presente nel pensiero del movimento, che ci fa capire a quale livello bisogna pensare la rivoluzione, anche per chiederci la velocità della rivoluzione. Deve essere lenta, deve essere veloce. Allora dice lui: il compito che attende la razza umana è ciclopico. Per la prima volta dobbiamo invertire rivoluzione, invertire il corso della nostra stessa storia di specie. Non so se è chiaro. Dobbiamo invertire un ciclo che Rifkin e anch'io consideriamo iniziato con la rivoluzione antropologica del Neolitico, cioè l'intero ciclo della civiltà umana sta finendo in quella forma. Dobbiamo invertire e creare una nuova civiltà interdipendente che consumi non più ma meno energia, e che tuttavia permetta all'empatia, cioè comunque all'interconnessione, per esempio a internet, che deve consumare meno energia, però noi vogliamo la rete, e questo è un problema, no? Allora, invece dobbiamo permettere all'empatia di procedere nella sua maturazione e alla coscienza globale, che è anche personale, di espandersi fino a coprire di grazia e di compassione
anziché di scorie dell'energia che consumiamo, la terra intera. Allora, questo è il livello al quale dobbiamo pensare la rivoluzione in atto. Per cui, paradossalmente, da una parte sarà molto lenta, inevitabilmente lenta, perché fare questo processo o per essere veloce, e non è escluso che questo accada, ma io non me lo auguro, ci potrebbero essere delle catastrofi tali come quelle che prevede Wells come timore, che dobbiamo cercare di evitarlo, ma non è detto che sia evitabile. Per cui se la temperatura sale di 4 gradi nell'arco di questo secolo, ci saranno probabilmente 3 miliardi di morti. Quindi sarà molto veloce, purtroppo. Quando io dico deve essere lenta, io faccio un auspicio, un augurio, io mi auguro, dobbiamo lottare in questo senso, hai ragione, è anche ora, dobbiamo iniziare subito. Quindi è lenta perché il processo è antropologico, è lento, dobbiamo ripensare l'industria, dobbiamo ripensare la proprietà privata, dobbiamo ripensare l'umano. E quindi questo non è rapido, al contempo però è un'emergenza immediata, quindi sono d'accordo con te se tu intendi che dobbiamo da ora, immediatamente, mettere in moto delle cose. E io perciò sto qui, perché io ci credo in questo, cioè io credo che comunque stiano le cose, perché se tu studi le attuali indagini scientifiche serie, non lo sanno. Non sanno se quello che dice Rifkin potrà avvenire senza catastrofi imprevedibili che fanno impallidire quello che vediamo. Cioè ci potrebbero essere dei movimenti migratori nell'arco di 10-20 anni, ma non di 600.000 persone che arrivano in Italia, no, 60 milioni di persone che si spostano dal centro dell'Africa perché sta diventando invivibile. Capisci? La desertificazione è in atto. Allora, quando io dico la rivoluzione è lenta, faccio anche un augurio a me stessa, ai miei figli, ai miei nipoti. Io mi auguro che noi abbiamo il tempo di mettere in atto, però da subito, dei processi che possano fare questo in modo possibilmente meno doloroso possibile, più umano possibile. Quindi in questo senso, voglio dire, io sono d'accordo. Dobbiamo tenere insieme, direi, un paradosso, un tempo lungo che però ha un'urgenza immediata. Questo è compito anche della politica. Cioè la politica, se si ripensa a questo livello di altezza, che è poi il suo, ecco, deve tenere insieme i diversi tempi della rivoluzione, deve riuscire a avere questa visione grande, non dimenticarla, alimentarla, e alimentarla costantemente nel popolo, che ha bisogno di sapere cosa stiamo vivendo, ma al contempo inventare, creare soluzioni pratiche, concrete, immediate e locali. Questo è rivoluzione politica, non violenta. Non possiamo retrocedere sulla violenza, secondo me. Non si torna perché ha prodotto catastrofi. Eh sì, appunto. Ma ringraziamo Dio che i catalani non hanno ancora risposto con la violenza. Io mi auguro, non è inevitabile. Quello che noi abbiamo visto è che la più grande lotta di indipendenza della storia del XX secolo, quella dell'India, è stata vinta con la non violenza, parzialmente, però sostanzialmente. Diciamo che l'ispirazione fondamentale era la Ahimsa di Gandhi. Lenin è finito molto male, molto male, molto male. La rivoluzione d'ottobre è finita molto male e ha prodotto decine di milioni di morti. E vabbè, se tu vuoi decine di milioni di morti, contento tu. Io credo che l'umanità non voglia vedere cose di questo genere, almeno nella sua stragrande maggioranza non voglia rivedere orrori. Da questo punto di vista veramente il XX secolo dovrebbe averci saziato di orrori, almeno mi auguro. Grazie.
vi ringraziamo tutti quanti per i contributi, a partire dagli ospiti e da tutta la sala. Magari c'era qualcuno che voleva dire ancora qualcosa, ma purtroppo non abbiamo i tempi, è tardi, e quindi un saluto a tutti quanti e alla prossima. Beh, ditevelo a voi stessi domattina, una parolina guerriera. Ciao Daniele, domani. Ciao. Ciao Daniele. Che ora ti ho detto? Alle 12. No, al telefono hai detto alle 12. Io posso venire anche prima. Sì, forse alle 12. Non mi ricordo. Dopo le 12 qua, no. Quando tu mi hai chiamato, ero qua. Sì. Gioco alle 12 o prima? Io penso un po' alle 12. Adesso sì, mangio un po' il corso di quella ragazza qui da sera. Ok. Grazie, adesso partire. Filippo, ti ringrazio e ti invito a stare a